Hanno preso il via sabato 8 febbraio 2014 i festeggiamenti per i 100 anni dell'inaugurazione del Tempio di Piazza Cavour a Roma. 100 anni fa veniva infatti inaugurato il Tempio Valdese, simbolo della presenza protestante nella capitale, segno del pluralismo religioso della Nuova Italia. Alle 11 dell'8 febbraio è stata inaugurata la mostra 100 anni del Tempio di Piazza Cavour, una raccolta di documenti, foto e cimeli curata dalla comunità, che racconta un secolo di storia e di fede vissuta attraverso le vicende politiche, religiose e culturali del nostro paese. Dopo l'inaugurazione, il professor Paolo Ricca ha ripercorso il significato della fondazione di questo tempio a Roma e il significato artistico, e storico e culturale delle vetrate e dei vari simboli che si trovano all'interno del tempio. Alle 17 il culto ha aperto ufficialmente l'anno di festeggiamenti per i 100 anni del tempio di Roma Piazza Cavour. Prima del culto, i saluti di Maria Teresa Petrangolini, consigliera regionale della Regione Lazio, e del sindaco di Roma, Ignazio Marino, che tra le altre cose ha annunciato la proposta che farà in Consiglio Comunale di dedicare una strada di Roma a Martin Lutero. La predicazione è stata curata dal pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola Valdese, e la liturgia dai pastori Antonio Adamo ed Emanuele Fiume. Presenti numerose autorità civili e religiose della città.